Sono molto molto soddisfatto. Tenga presente che i numeri sono quasi sui 15.000, per cui voglio dire, si parla di 15.000 presenze, per cui è un dato importante. Abbiamo già avuto dei contatti con le amministrazioni, con l'amministrazione di Sapri, di Vallo e di Agropoli, per vedere un attimino di mettere in pista una proposta che possa andare anche, possa continuare. Crede che ci possa essere anche la possibilità che venga inserito nel prossimo orario invernale, magari per le vacanze di Natale? Potrebbe essere una delle proposte che andremo a fare, perché sa, noi stiamo provando a ragionare anche molto sulla destagionalizzazione e casomai riprendere il servizio nel periodo natalizio potrebbe essere anche una grande opportunità. E penso che sia davvero arrivato il momento di fare sintesi con le amministrazioni tutte e di mettere in campo una proposta concreta che ci aiuti anche un po' a destagionalizzare. Stiamo anche lavorando una proposta, insomma, i cammini dell'anima, un progetto che riguarda il turismo religioso e anche il turismo verde, un collegamento con il cammino di Santiago per proprio provare a destagionalizzare l'offerta turistica.